Buongiorno, bentornati nel mio canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Ragazzi, oggi c'è un caldo, non so quanti gradi abbiamo, ma c'è un caldo pazzesco ed io non ho voglia di fare niente, cioè io mi alzo con la voglia di fare tante cose, ma poi non faccio niente. Ora devo sistemare un po' la cucina. Guardate che disastro che c'ho. C'ho queste pesche, queste noci pesche, guardate che sono belle. Io le adoro. Tutta la frutta da sistemare. Poi devo tagliare questa perché a momenti lo posso pure buttare. Allora lo taglio, lo metto in un contenitore, lo metto nel frigo. Poi sistemare tutta la cucina e levare tutto questo disastro. Non so cosa preparare per pranzo, ora vediamo. Vediamo cosa posso fare. E per mangiare qualcosa di leggero, non penso che farò qualcosa di pesante. E ragazzi, io non so come fare, voglio dimagrire, ma non ce la faccio. Poi con questo caldo mi viene sempre voglia di mangiarmi qualcosa di fresco, tipo gelati, queste cose qua. Comunque spero in un miracolo. Ora vi voglio presentare una cosa, vi voglio presentare il mio Total Grunch. Ragazzi, questo Total Grunch per montarlo 8 ore e poi l'ha montato mio genero. Comunque mi ci alleno quando non vado in palestra. E niente, ragazzi, ora vado a pensare cosa fare per mangiare, per pranzo. E così poi vengono tutti a mangiare, poi mi faccio la cucina e mi vado a mettere un pochino coricata sotto il condizionatore perché qua il caldo è afosissimo, proprio manca l'aria e vedo di poter girare un po' di pulizie che devo pulire tutta casa. Ho un pochino di casa disastrosa, ragazzi, con questo caldo nemmeno in palestra sono andata. Perché praticamente la voglia c'è, ma poi appena vado fuori mi viene proprio una depressione totale. Comunque, ragazzi, vi lascio il video. E come sempre vi dico che spero che questo video, spero con tutto il mio cuore, lo spero, che vi faccia rilassare, vi sia di motivazione, che così. Mi sono tagliato un pochino pure io i capelli, solo le punte però. Simona voleva che me li tagliavo qua. Corti qua, tipo questa lunghezza qua. Io ho detto no, Simona, che poi me ne pento, già che io sapete che i capelli li avevo rasati. No, mai li voglio, o me li mantengo a questa altezza o me li faccio allungare un pochino. Comunque, ragazzi, vado a spicciarmi, vado a cucinare, vado a sistemare un pochino casa e niente, voi mi fate compagnia come al solito. Poi mi passo il tempo quando monto il video a commentarvi tutti. Faccio schifo, guardate che schifezza che sono. Comunque, l'anno scorso ero più magra, ora sono più grassa. Un bacione grossissimo, amici miei, vi voglio tutti bene e niente, ci vediamo dopo. Ciao! Allora, sapete cosa ho fatto? Ho frullato i funghi, pomodoro, gli ho messo le uova e faccio una fettatina di funghi così, vediamo come viene. Esperimento! Ora la faccio al forno e vediamo come viene. E poi vi Allora la dico. frutta l'ho sistemata tutta qua, c'è questa mela che non sta partendo, poi magari gli levo questo pezzettino perché ragazzi non si butta Il niente. cantalupo l'ho tagliato e l'ho messo qua che ora me lo mangio. La frittata è pronta, però ancora non so com'è, la devo assaggiare e poi vi dico com'è venuta. E poi ho fatto una specie di parmigiana, vediamo come viene. È quasi pronta. Devo mettere solo un po' di basilico fresco. Ed è apposta, mi mangio questo per oggi. Poi ho quest'altre cose da sistemare, le prugne raccolte, il pomodoro raccolto. Qua c'è una peschetta, una pesca. Quella se non c'è pesca e questa è una pesca. Ora le sistemo tutte e le metto belle puliti. Le prugne sono buonissime. Invece Simo faccio la pasta e lei se non mangia la pasta per lei non è giorno, pure con l'olio, ma vuole la pasta, perciò faccio la pasta. Allora io mi mangio la frittata, un pochino di melanzane e un po' di frutta e Simona e gli altri gli faccio la pasta. Buon pranzo! Ragazzi, vi devo dire una cosa, in Sicilia non si compra la frutta, fanno
perché c'è quell'amico che è al terreno e ti dice: ti suona il campanello, abbassa il paniere. E tu abbassi il paniere. Che mi hai portato? Ti ho portato i pomodori del mio orto, ti ho portato come si dicono, i melloni, tipo questi qua, questi piccolini. Aspetta che vi faccio vedere, che con una mano mi viene male. Questo. E poi, e quest'altro vi voglio fare vedere, che questo qua non so come si chiama. Cioè in italiano non lo so. Questo. Questo qua. E tu dici grazie del bel pensiero. E questo è più il regalo che ti possono fare, perché i regali non è che si devono regalare per forza fiori e cose materiali, anche la frutta raccolta, perché tu in quel momento hai avuto un pensiero per la mia famiglia. D'estate portano frutta, d'inverno portano ortaggi e regalano ortaggi. Comunque ringrazio sempre i miei amici che mi portano sempre, non mi fanno mancare niente, sia la frutta, sia le pesche, sia i meloni, sia altre cose che magari non dico, se ti sei sentita Simona. Comunque qua il caldo è da morire, è aumentato, io devo fare un pochino di allenamento per dimagrire, devo andare in palestra, ma non me la sento per ora con questo caldo e non me la sento proprio. Comunque ragazzi, vado a buttare la pasta. No, buttare nel balcone, nella spazzatura, vado a metterla nella pentola, vado a cucinare la pasta e ci vediamo dopo. Ciao! Oh. Vediamo se è fritta la mia parmigiana light, perché non l'ho fritta le melanzane, le ho messe proprio tutte a forno. Ora l'assaggio e vi dico com'è. Allora, la frittata è venuta buona, la parmigiana è venuta buona, ora me la mangio. Ragazzi, alla fine sono riuscita ad andare in palestra, anche se qua fa un caldo afosissimo. Vi faccio vedere il mio, vediamo come si vede, come sono vestita. E questa è la mia stanza dove mi alleno. Questa è la mia amica, Mary Lullo. Questa è la sala dove ci alleniamo, aspetta che ve la faccio vedere. Questa è la mia coach, giovanissima. Questa è la mia amica, questa è l'altra mia amica, questa è la nostra sala dove ci alleniamo. Allora, ho preparato lo step con un supporto e un pesetto da 5. Anche qua si fanno le pulizie, perché ora me le potete disinfettare. Fatta a fare un'ora di lezione, sono morta, ora vado a farmi la doccia. Ragazzi, finalmente sono arrivata a casa, sudata morta, ora vado a fare, guardate che sono rossa, mi vado a fare la doccia, mangio, spero di mangiare leggero, solo frutta oppure quella parmigiana che ho fatto oggi, e poi spero che non toccare più schifezze tipo patatine, Coca-Cola e caffè zuccherato, gelati, cornetti, speriamo di non toccare più queste schifezze. Comunque spero che questo video di oggi vi è piaciuto e vi ho tenuto un po' di compagnia, e ci vediamo domani col video di pulizie. Un bacio, ciao ciao.